scaldo un po'. Sì, grazie. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 Buongiorno ragazzi e benvenuti a questo nuovo vlog che inizia male malissimo. Male malissimo male. Perché sto in questa macchina bruttissima che è di mio padre. La mia macchinetta è dal carrozziere, perché voi non sapete che mi capitano tutte le sfighe del mondo, voi non ve le immaginate, ma quando pensate di essere persone sfortunate pensate che c'è qualcuno che sta peggio di voi, e quello sono io. Adesso sono fermata qua, non ci fate caso, sono andata al bar, mi sono presa la parigina perché avevo troppa voglia, ragazzi, di una parigina, quindi al diavolo, ho fatto una colazione con i fiocchi, parigina e caffè. E adesso sto aspettando la mia amica che scende, che dobbiamo andare a comprare delle cose. E pratica mi sono presa la macchina di mio padre stamattina, perché la mia è dal carrozziere. Praticamente devo spenderci tipo 800 euro, ragazzi. Cioè sto pensando di venderla, di comprarmi una bicicletta, perché praticamente non so come mi hanno distrutto il vetro, cioè il parabrezza. Non so se mi hanno buttato un pallone sopra, non so se mi volevano rapinare. Secondo me mi volevano rapinare, perché ci sono proprio due buchi come se volessero aprire la macchina. E quindi mi hanno cercato 200 euro per il vetro, in più altri soldi per varie ammaccature varie. Poi mi hanno rubato anche gli stemmi della Fiat, da Lama, comunque tutto 800 euro. Sono disperata, ragazzi, sono disperata, perché comunque sono soldi alla fine buttati, no? Perché alla fine, oltre al fatto che comunque sto preoccupata, perché comunque se veramente mi volevano rubare la macchina, ovviamente sto preoccupata di questa cosa. E oltretutto, io la macchina mia ho paura di prenderla finché non l'aggiusto, perché ho tutto il parabrezza, questo qua è tutto praticamente tagliato, e ho paura che mi si sfrantumi addosso appena prendo un dosso, un fosso, perché ogni giorno noto un taglio in più, quindi sto preoccupatissima. Comunque ragazze, adesso devo tornare di corsa a casa, dopo che sono andata a fare questo giretto con questa mia amica di queste commissioni, perché mi devo mettere subito al computer, ho da lavorare, ho da fare tante cose, mi devo registrare anche due video, quindi quando la mattina ho un sacco di commissioni da fare, mi arretro e lavoro al PC, e quindi poi mi tocca passare il pomeriggio al computer. Però poi stasera mi vado ad allenare, quindi sono tanto tanto felice. Adesso andiamo, che devo portare la macchina a mio padre e prendermi la mia macchinina. Comunque ragazzi, questi 800 euro non ci volevano proprio, cioè non c'è una cosa più brutta di spendere soldi per aggiustare la macchina, eccetera. Vabbè, chiudo perché devo guidare, e già questa macchina la odio praticamente, voglio la mia macchinina. Anche i muri di questa città mi parlano di te. Prendere senza sapere quanto. Mi ricorda tanto una persona, e voi sapete chi? Mi ricorda troppo. Su voi, ma a me durante la giornata, io magari se sento una canzone, se guardo una cosa, mi ricordo di una persona, gli mando un bel pensiero positivo, tanta energia positiva, e così quella persona succederà qualcosa di bello. Lo fate anche voi? Io lo faccio. Adesso mando la mia energia positiva. Ragazzi, ho preso la mia macchina, vi volevo far vedere, guardate qua tutto il vetro rotto, è tutto praticamente rotto, lesionato, cioè fa impressione, e veramente io ho paura che mi si sfracelli addosso, guardate, è tremendo. Oh my god. Ragazzi, comunque mi sono tornata a casa, ho fatto varie cose, ho lavorato al computer, ho preso la mia macchina. Adesso sono andata al supermercato perché devo comprare al supermercato, sto morendo di sonno, non so se si vede, perché stanotte ho dormito pochissimo. E devo comprare delle cose che mi servono, perché devo fare una cena a casa mia.
e devo comprare delle cose. Ho intenzione di fare tante tante cose buone come l'altra volta e quindi devo comprare tutti gli ingredienti e poi cucinare. Viva, mi piace tantissimo farlo. Questo è il fuori della macchina, guardate, cioè, hanno distrutta, maledetti. Buongiorno ragazzi, oggi il mio outfit è questo. Un misto fra professoressina, non lo so cosa, rosa. Comunque questa è la maglietta che abbiamo stato nell'ultimo video shopping a Haul, primavera, con mia sorella, vedete, è molto molto carina. E mi piace tantissimo, rosa e bianco, bella bella. Jeans e le scarpette nuove che abbiamo stato nel video di regali, adoro. Sono troppo troppo belle, le metto praticamente sempre. E questo jeans che ho da un po' di tempo, l'ho preso da H&M se non erro, ma ce l'ho proprio da una vita. E poi gli occhiali, guardate, vi ricordate in uno degli ultimi vlog vi feci vedere che stavo scegliendo gli occhiali? Alla fine non vi avevo mai fatto più vedere perché praticamente resto sempre la solita. Anche se mi piacciono da impazzire questi occhiali, non li metto praticamente mai, ma li dovrei mettere sempre perché sono miope ciecata. Comunque sono belli, vi piacciono, sono un po' tipo leopardati. Come infatti nel vlog vi erano piaciute tante queste qua. Che dite, vi piace come mi stanno? Io alla fine li trovo carini, però mi è successa sta cosa, le prime volte che le mettevo mi veniva un mal di testa tremendo, non lo so, ditemi se è normale questa cosa, perché mio padre che anche lui porta gli occhiali mi ha detto non ti preoccupare, è normale, cioè li mettevo tipo per vedere un film oppure per guidare e mi veniva mal di testa e io quindi subito li toglievo, adesso fortunatamente pare che mi sto abituando, però non so, ditemi voi se è normale questa cosa, ho paura che me le abbiano fatti sbagliati, ma non credo perché comunque... Comunque ho fatto anche la visita, quindi dovrebbe essere questi qua. Comunque sono carini, a me piacciono tanto. Vi piacciono? Fatemi sapere se vi piace questo mio nuovo look con gli occhiali. Incoraggiatemi, ditemi che mi stanno bene, così li metterò più spesso, non è vero? Non so perché, io sono intollerante agli occhiali, non li sopporto, boh. Però sono carini, dai, alla fine. Prometto che li metterò più spesso. Aspettiamo, venite, fate presto. No. Che bello! Ma cos'è un rocher fondente? Che bello! Io sarei a dieta. Buono! Quanta pupilla vuole! È bellino! No, ma non c'è la nocciolina dentro! No! No, però è buonissimo! Hai visto? Ma la potevano mettere, non so di no. E fa una richiesta da Ferrero. Dice Ferrero, con la fondente puoi mettere la nocciolina per Carlita. È buonissimo. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi giornata bellissima, la mia casa è tutta pulita e profumata. Io sono troppo troppo felice. Siamo scesi stamattina, siamo andati al bar, infatti avete visto, a prendere un caffettino. E adesso abbiamo degli amici qua a pranzo da noi. Che bello, non vedo l'ora. Abbiamo preparato tante cose buone buone. Adesso faccio vedere tutto il menù. E abbiamo sistemato tutta la casa. Guardate com'è bella sistemata. Yeee, ci sono ancora i festoni del compleanno, non ci fate caso, è passato il mio compleanno da 10 mesi. Guardate i pupi dove si è messo, guardate la mia casa come ci... Ah, vi devo far vedere il mio outfit, praticamente ha la borsa bellissima, quella là che vi ho fatto vedere nel regalo, nel video dei regali di compleanno. Come bella, che mi ha regalato la mia sorellina. Se non avete visto il video ve lo lascio nelle schede. È troppo bella questa borsa, dite la verità, com'è bella, non so dove metterla, ma è bellissima, è bella bella bella. E ci azzecca tantissimo, ci azzecca, sì, ci va tanto bene con questo outfit di questi jeans bellissimi che avevo preso, vi ho fatto vedere in un video a Haul. Avevo preso questi jeans da Zara, troppo troppo carini sono. Queste scarpe le avevo prese da Bata, ce l'ho già da un po' di tempo. Poi questa cinta l'avevo presa da Pinky. E poi questo qua sempre da Zara. E questa maglietta è fatta così, è carina perché ha le spalle scoperte, dopo casomai ve la faccio vedere. E niente, questo è il mio outfit, molto semplice.
molto carino, molto primaverile, estivo. Ah, questi orecchini, troppo belli. Me l'ha fatti la mia mamma. Poi c'ho lo smalto, anche corallo. Vedete che bello, il trucco vabbè, sempre naturale. E c'ho questi orecchini troppo carini che mi ha fatto la mia mamma. Sono praticamente fatti a mano da lei, troppo troppo carini. Guardate, mi piacciono, io le adoro. Vabbè, me l'ha fatta la mia mamma, quindi le adoro. Poi mi sono fatta la coda, così. Che bello, sono tanto felice. Lo so che mi dite che sono scema, però io sono felice, che ci posso fare? Che bello, guardate. Guardate che bello. Che bello. Io sono poi abbinata alla mia casa, tutta rosa, così. Poi ho sistemato tutta la casa, tutta pulita e profumata, sistemata. Che bello. Là c'è la scatola del mio compleanno. L'ho messa lì, come bella sistemata. Qua ci sono ancora le rose impiccate. Che bello, con tutte le scatole, tutto. Happy birthday, non è più il mio birthday, però... Amore, lei si è messa qua, com'è carina. Amore, come sei bella, mamma. Lo sai che sei bella, mamma? Sei anche tu, shabby chic. E c'hai un cuoricino nelle zampe. Guardate che cuoricino che c'è nelle zampe, mi trovo bella. Comunque anche la cucina è tutta bella sistemata, abbiamo preparato tante cose buonissime, che sono, alcune cose sono nel forno, mamma mia quante belle cose. Poi qua c'è un'altra cosa, ci sono tante cose buone che vi farò vedere. Ah, questo ve l'ho fatto vedere, guardate com'è carino questo, me l'ha regalato Dario. I love you. Che bellino, è troppo carino, l'ho messo qua. È bellino, 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 anche lui è anche lei è shabby chic. Qua quello è il fermo che mi regalarono le ragazze della pizzeria number one, l'ho messo qua, CD, che bellini, è tipo fermacarte, lo uso, avete visto ragazze? Mi è piaciuto tantissimo, che bello. Ci ho acceso anche questa candela profumata a vaniglia per profumare la casa, troppo bella, mi piace questa atmosfera che c'è qui questa sera. Guardate che bella tavola ho preparato, bellissima. Allora, quello che abbiamo preparato è tutto sano. Scusate, sentono le voci perché ovviamente non posso zittire i miei ospiti. Comunque quello che ho preparato è tutto sano, tranne queste cose che non sono affatto sane. Patatine, noccioline, tortine. È tipo un'ape, no? Ma perché tutto sano e questo no? Ma tipo senza la le noccioline ci facciamo sempre riconoscere. Altre patatine. Questo perfino il pane sano, perché pane di segale tostato da me, guarda. L'ho tostato io. Frutta secca, altre patatine. Vabbè, è un fit fatto, insomma, come non so. Queste rose sono fresche, me le ha portate mia mamma. E stiamo anche cucinando e preparando. È il mio compleanno oggi. È il compleanno di Nancy, non è vero? Comunque è bellissimo, dai, si inizia bene, ho una fame. Sono questi limoncini messi in queste barchette. Ma chi l'ha fatto? Dario. Dai, hai fatto il bilancio a Marcella. Buon appetito, ragazzi. Buon appetito. Piedini di pollo, salsa teriyaki. Bravissimo. Grazie, ancora non è assaggiato, vai sulla fiducia. No, no, vai con voi. Tutti spettatori. Chi vi sta aspettando? Questa è la nostra torta salata. Torta salata. E qui c'è anche Leonardo, Spinaci e ricotta. Vediamo com'è bella. Scusa, prendi piattino, si iniziamo a mettere. Questo abbiamo fatto il video della ricetta. Allora, questa è la cheesecake con... Abbiamo fatto il video, un segreto, quindi andate a vedere il video. E poi questa qua è una torta con ricotta e spinaci, torta rustica salata. E anche di questa abbiamo fatto il video. Tutti e due video trovate sul nostro secondo canale, andateli a vedere. Comunque sono buonissime. Faccio vedere com'è. È buona veramente. Andate a vedere il video sia della cheesecake salata sia della torta. Questa è buona, ma sono tutte e due buone. Troppo buone. Un annuncio, vi presentiamo in diretta Leonardo. 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 Bello. Quanto è bello. Bello come nome Leonardo. Leonardo Alessandro, Leonardo, sono belli, bellissimi. No, non fare la prima fetta, perché la prima fetta viene sempre male, bellina. No. Tipo qua, fa niente che viene male la fetta. Ma aspetta, forse ti devo dare qualcosa sotto. Fa niente, per ho trovato la tecnica. Quella brava, bella. Ci voglio dire, tutti in pandan. Che questa torta è light, senza zucchero.
Il gelato no, però la torta sì, è una torta di mele senza zucchero e senza nulla. Vedete com'è? No, io di mio, io ce la faccio. Tutto rosa. Luca, fa una cazzata. Che buona. Sembra che sia visto, è light. Si è fatto ormai sera. Oh mio Dio, abbiamo una casa in soqquadro. Però è stato tutto buonissimo. Soprattutto queste cose qua, di questo vi abbiamo fatto il video, la videoricetta sul nostro secondo canale, anche di questo e anche della torta di mele, quindi troverete tre video sul nostro secondo canale. Sono stanchissimo, Dio, c'è un aspetto terribile. Adesso dobbiamo lavare tutti i piatti. Paghito, che ci stai preparando? Stiamo facendo noodles. I noodles. Sì, ma lo sai, ci sta quella canzone, no? Perché tutti quanti dicono sempre: Madonna, tuo padre, come è simpatico, è troppo bravo, Paghito. No, allora tutti quanti hanno detto quella canzone, che la sai, la conosci tu, quella che fa Despacito. E poi a un certo punto fa senti, poi a un certo punto fa pochito pochito. Allora però hanno cambiato, hanno fatto Paghito, Paghito. La vuoi cantare? La vuoi cantare? Non la conosco. Come? Mettila sul cellulare, mettila sul cellulare. Allora, che belli questi noodles. Udon. Udon con verdure e pollo e sesamo. Salsa di soia. Si è appannato. La conosci? No. Ma a un certo punto fa Paghito, Paghito. Ma non la conosci? No. Com'è? Favorito, favorito, Benito. Buon appetito. Benito. Paghito, Paghito. No. Ah, ecco. Paghito, Paghito. La grom. Non fa mai. Eccoci, eccoci. Bamba bamba, sai, ma venite con lui, scusa, a cadere Paghito, Paghito, sale, 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 Paghito, Paghito, sale, sale, Paghito, Paghito, aspetta qua. D'estate non si può passare. Sì, i nostri noodles. Guardate come sono belli. Mamma mia, che buoni e belli e buoni. Sito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Uno che passa del sito. Come vedrai che accenderai anche tu, esami a piccole dosi, mi raccomando. Però scritto. Madonna, ma tu hai visto qua? Guarda questa crepe. No, vabbè. Oh mio Dio, io voglio tutto. E guarda quelli. No, vabbè. Non sappiamo cosa scegliere perché è tutto buonissimo. Non ci facciamo più. Va bene. Dopo il gelato. Bellissimo. Wow, che bello. Dai. Sì, no, infatti. Ma già se tu non lo riconosci, va? Ormai è cliente. C'è l'altro del mio capo. Eh? Tu, ma non accettare qualcosa. È buonissimo, ragazzi. È pieno di panna. Come è piccolo, eh? Ma è piccolo di me. Prima. Giugate della sua testa. Ce la farà fino a domani mattina? Sì. Cioè, cioè, ragazzi, questo è fuori gelato. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito.